Ma che cos'è? E allora guarda, apri gli occhi, no? Mi chiamo Ryan, ho ben 25 anni, sono di Blackpool e sono qui con il mio ragazzo Yui. Sono Yui, ho 23 anni, sono irlandese e sono qui col mio ragazzo Ryan. Siamo già venuti qui una volta e ammettiamolo, è stato un disastro assoluto. Sei uno schifoso! Tu hai un tatuaggio di merda, ma io... L'ultima volta il mio tatuaggio mi ha fatto schifo, l'ho odiato tantissimo. La nostra relazione è molto, molto focosa. Siamo drammatici con la D maiuscola. No, non toccarmi i capelli! Yui odierà questo tatuaggio, so che scatterà una tragedia. E il motivo per cui voglio farlo, anche se so già come andrà a finire, è che voglio vendicarmi. Non mi sono ancora dimenticato quello che mi ha fatto all'inizio della nostra... Lo sapete che siete la mia coppia preferita? Oh, davvero? Grazie. Spero che mi inviterete al matrimonio. Sì, se non ci lasciamo prima della fine della giornata. Non dovete sposarvi, potete anche rimanere fidanzati per un altro po'. O avere una relazione aperta. Dai! Ritira subito quello che hai detto, altrimenti ti mollo ancora prima di iniziare il tatuaggio, sai? È bello rivedere dei vecchi amici su questo divano. Spero solo che oggi sarà meno drammatico dell'altra volta. Perché diavolo siete tornati? Io sono tornato perché voglio fare un'altra esperienza memorabile, anche se alla fine so che forse potrei anche pentirmene. Io non voglio vedere un altro brutto tatuaggio, non potrei sopportare un'altra scenata. Ci sarà comunque una scenata, perché io non sono il tipo che riesce a tenere la bocca chiusa. Una proposta di matrimonio? Potrebbe essere una proposta di matrimonio, potrei anche mollarti. No! Questi due fanno morire da ridere. Non capisco perché Charlotte era preoccupata. Sembrano i nostri. Charlotte, ok, me li tolgo da solo. Sbrigatevi. 3, 2, 1. No! Oh, mamma, hai infranto le regole. Voglio vedere. Ma che... Ma che cos'è? E allora guarda, apri gli occhi, no? Mi hai fatto tatuare il disegno anatomico di una vagina! Sì? Brutto pezzo! No! Idiota! Ehi! Ma quale cavolo è il tuo problema? Sì, e perché lo trovi divertente? È l'inizio della nostra relazione! Quando mai ti ho fatto tua? Le corna? Ti sta bene, chiaro? Eh? Yui ha fatto sesso con una ragazza! Quando siamo usciti dal Grande Fratello e tu hai fatto la festa di bentornato non a Dublino! È vero! Ho anche messaggi Stai che lo confermano! Fammi vedere il messaggio! Mi hai scritto! Lo voglio vedere ora! Deficiente, mi hai scritta tu! No! Fermi. Menti. Ma perché devi inventarti una bugia simile? Non menti. Ti sei inventato una bugia del genere. Farisci per attirare l'attenzione. Ti sei inventato. Deficiente, mi hai scritto tu. Te lo giuro sulla vita di mia madre. Posso anche fare il test te lo della giuro verità. Sulla vita di mia madre. Andiamo al Jeremy Kyle Show. Fammelo non sto vedere, mentendo. Giuro. Jeremy. Ascolta, ascoltami. Pensavo che i Jordi fossero brutali, ma questi due non scherzano. 5. 4. 3. 2. 1. Ryan, puoi toglierti gli occhiali. Non oso neanche guardare. Ho paura, ho veramente paura. Che cos'è? Inserisci una moneta per venire a letto con me, è questo che vuol dire? Più o meno. Ryan prima usciva solo con uomini vecchi e ricchi e una volta è anche uscito con un calciatore della Premier League. Correte ai ripari! Ryan è furioso e qualcuno si farà male! Te lo giuro, Yui, non cominciare con me, non sto scherzando, te lo giuro! Che cosa significa davvero il tatuaggio, Significa, Yui? Tipo, devi avere i soldi se vuoi avere me, cioè è come quando metti dei soldi nei distributori, è l'unico modo per avere quello che c'è dentro. Cosa? Dai, non sei più superficiale, ma prima lo eri. Come faccio a essere superficiale se sto con te? Come faccio a essere superficiale? Che voglio dire, sei cambiato! Sparisci dalla mia vista! Mi ha dato una ginocchiata nel... Wow, è come essere tornati a Jordy Shore. Devo andarmene da qui, non ce la faccio. Giuro che non volevo. Non ce la faccio, me ne vado. Oh, mamma, non volevo. Me ne vado. No, calmatevi. No. Questo è veramente un disastro totale. Oh.